Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, stretta la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa essere sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione, per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tu, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 3, 27 febbraio e 2 marzo 1900, capitoli 45 e 46. Essendomi tutta abbandonata nell'amabile volontà di nostro Signore, io mi vedevo tutta circondata da mio dolce Gesù, da fuori e da dentro. Con l'essermi abbandonata in Lui, nel suo divin volere, mi vedevo come se il mio essere fosse divenuto trasparente e dovunque mi rivolgevo vedevo il mio sommo bene. Ma quello che mi faceva meraviglia era che mentre mi vedevo circondata da dentro e da fuori da Gesù, così io, il mio povero essere, la mia volontà circondava Gesù come dentro di un circolo, in modo che lui non trovava l'apertura come potersene uscire, perché la mia volontà, unita alla sua, lo teneva incatenato senza che mi potesse sfuggire. O ammirabile segreto della volontà del mio Signore, indescrivibile è la felicità che da te viene. Ora, mentre mi trovavo in questo stato, il benedetto Gesù mi ha detto: Figlia mia, nell'anima tutta trasformata nel mio volere, io vi trovo un dolce riposo. Quell'anima diviene per me come quelle sedie o letti morbidi e soffici che non danno nessuna molestia a chi vuole riposarsi, anzi, ancorché siano persone stanche ed addolorate ad usarli, è tanta la morbidezza del piacere che prendono nel riposarsi su di essi che nel risvegliarsi si ritrovano forti e sane. Tale è per me l'anima conformata al mio volere, ed io in ricompensa mi faccio legare dalla sua volontà e vi faccio splendere il sole divino come nel pieno meriggio. Detto ciò è scomparso. Dopo, poi, avendo fatta la Santa Comunione, è ritornato e mi ha trasportato fuori di me stessa. Ci vedevo molta gente e Gesù mi diceva: di loro che grande è il male che fanno col mormorarsi l'un l'altro.
perché attirano la mia indignazione, questo con giustizia, vedendo che mentre sono soggetti alle stesse miserie e debolezze, non fanno altro che alzare tribunali l'uno contro l'altro. Se così fanno tra loro, che farò io che sono santo e puro con loro? Invece, se con carità si giudicano e si compatiscono l'uno con l'altro, così mi sento tirato ad usare misericordia con loro. Gesù lo diceva a me ed io lo ripetevo a quella gente e dopo ci siamo ritirati. Questa mattina, avendo fatto la Santa Comunione, il mio dolce Gesù si faceva vedere crocifisso ed internamente mi sentivo tirato a specchiarmi in lui per potermi a lui rassomigliare e Gesù si specchiava in me per tirarmi alla sua rassomiglianza. Mentre così faceva, io mi sentivo infondere in me i dolori del mio crocifisso Signore che con tutta bontà mi ha detto: il tuo alimento voglio che sia il patire, non come solo patire, ma come frutto della mia volontà. Il bacio più sincero che lega più forte la nostra amicizia è l'unione dei nostri voleri, ed il nodo indissolubile che ci stringerà in continui abbracciamenti sarà il continuo patire. Mentre ciò diceva, il benedetto Gesù si è schiodato e ha preso la sua croce e la distendeva all'interno del mio corpo, ed io vi rimanevo purtanto distesa che mi sentivo slogare le ossa. Di più, una mano, ma non so dire per certo di chi era, mi trapassava le mani e i piedi. E Gesù, che stava seduto sulla croce che stava disteso nel mio interno, tutto si compiaceva del mio patire e di colui che mi trapassava le mani, ed ha soggiunto: adesso mi posso riposare tranquillamente. Non ho da prendermi neppure il fastidio di crocifiggerti, perché l'ubbidienza vuole operare tutto essa, ed io liberamente ti lascio nelle mani dell'ubbidienza. E sfuggendo da sopra la croce, si è messo sopra il mio cuore per riposarsi. Chi può dire quanto sono rimasta sofferente stando in quella posizione? Dopo essere stata lungo tempo, Gesù non si sbrigava di sollevarmi come le altre volte per farmi ritornare nello stato naturale. Quella mano che mi aveva messo sulla croce non la vedevo più, lo diceva Gesù e lui mi rispondeva: chi ti ha messo sulla croce? Sono stato forse io? È stata l'ubbidienza e l'ubbidienza ti deve togliere. Pare che questa volta aveva voglia di scherzare ed a somma grazia ho ottenuto che mi liberasse il benedetto Gesù. Ora, in questi due capitoletti abbiamo più o meno quattro fonti di meditazione. Il primo è l'uniformità, la conformazione dell'anima al divin volere. E la trasformazione dell'anima nel divin volere. È bene analizzare bene questi termini, che sono tre: conformazione, uniformazione e trasformazione, che non sono esattamente la stessa cosa. E poi il tema inerente alla carità fraterna della mormorazione, che... e poi il valore della sofferenza. E ancora dell'ubbidienza. Cominciamo dal primo, che forse è quello maggiormente da approfondire. Allora, Luisa prima vive una situazione, cioè lei è circondata tutta da Gesù, fuori e dentro, conseguente all'abbandono nell'amabile volontà del Signore. Vedi il suo essere trasparente, vedi il sommo bene dovunque, attenzione a queste parole. E viceversa, Gesù circondato dentro e fuori dal suo stesso essere, come in un cerchio in cui lui stesso stava incatenato, senza che le potesse sfuggire. Poi Gesù spiega, no, il senso di questo ultimo particolare, cioè che chi si abbandona totalmente alla divina volontà, lui stesso si fa legare dalla volontà della creatura. Questa è una vera anticipazione del paradiso, perché, come insegna San Tommaso d'Aquino, in paradiso si fa solo la volontà di Dio.
Ma la volontà di Dio è la nostra volontà, cioè coincidono, non sono due cose distinte. Questa è la vita del paradiso, ecco perché la vita nella divina volontà è la vita del paradiso, perché lo anticipa, ovviamente nella fede, come condizione acquisita per grazia e per dono, mentre invece il paradiso è una cosa assolutamente naturale, econaturale. Attenzione, abbandonarsi nell'amabile volontà di nostro Signore. Questo produce la conseguenza di vedere Gesù, dove? Dappertutto. Dovunque mi rivolgevo, vedevo il mio sommo bene. Perché questo? Perché Gesù e la sua volontà sono dappertutto. Dovunque noi ci giriamo. Chiunque stia ascoltando adesso questa meditazione o in qualunque momento l'ascolterà. Tutto quello che si vede intorno, tutto. Se piove, se c'è il sole, se tira vento, se c'è qualcosa che si muove dentro casa, se c'è un insetto, se c'è qualunque cosa ci sia, è luogo dove è presente il divin volere. Una cosa che si impara nel regno della divina volontà è proprio accoglierla presente dovunque, sia negli atti suoi, chiamiamoli così, propri e diretti, d'accordo? Con tutti quanti ti amo di Dio seminati in giro, sia con i suoi atti, come dire, indiretti, che sono gli atti permissivi, ma nei quali anche essa si trova, compresi quelli dipendenti dalla cattiveria delle creature intelligenti, cioè i diavoli e gli uomini malvagi, dietro i quali comunque misteriosamente opera la divina volontà, pur non volendo la malizia intrinseca di essi. Quindi lo stato di abbandono alla volontà di Dio, che è uno stato molto elevato, produce questo. Tu la vedi dappertutto. Quindi, come sempre quando facciamo una meditazione, se tu non sei capace di vedere la volontà divina dappertutto, vuol dire che tu sei tutt'altro che abbandonato alla divina volontà, ma sei ben ancorato alla tua, ovvero detto in termini feriali, vuoi fare come ti pare, d'accordo? In tutte le cose. Ti fidi delle tue idee, del tuo giudizio, delle tue cose, cosa di cui siamo tutti quanti, perché Dio la rispetta, padronissimi di farlo. Ecco, ma se facciamo così, quello che Luisa dice: o ammirabile segreto della volontà del mio Signore, attenzione, indescrivibile è la felicità che da te viene. È indescrivibile e lo è realmente. Occorre chiaramente farne esperienza per rendersene conto. Come si giunge all'abbandono del divin volere? Qui Gesù sembra che stia facendo, ecco, forse Luisa non se n'è accorta, un prodromo reale degli approfondimenti che avrebbe fatto in seguito. Sappiamo che i primi volumi che danno anche il titolo a queste meditazioni, sono un corso accelerato, diciamo così, no? Non soltanto a livello di scuola, ma anche a livello di vita. Qui abbiamo rivisto un altro episodio tipico dell'essere vittima di Luisa, che è la crocifissione, no? Quindi, insomma, non è soltanto una. Gesù non fa solo lezioni teoriche, ecco, ma poi può fare anche molta pratica per far crescere le anime, perché altrimenti non si radicano in noi certi concetti. Però qui sembra che stia già andando oltre, perché abbandono e trasformazione nella divina volontà sono già concetti che avvicinano molto al cuore, ecco, delle rivelazioni che Gesù avrebbe fatto. Sono proprio, diciamo, molto in là. Prima di arrivare alla trasformazione, poi vedremo, all'abbandono del divino volere, si passa attraverso due gradini precedenti, che sono la conformazione al divin volere e poi l'uniformazione, la conformità o l'uniformità. Non è esattamente la stessa cosa. Allora, perché il tasso, diciamo così, di unione col divin volere è differente, poi nella trasformazione è ancora più elevato. Conformità viene dal latino cum forma, cioè prendo forma insieme, una cosa che si fa in due.
Chi conosce le rivelazioni sulla divina volontà sa benissimo che quando Gesù spiega alcune cose, dice: guarda, che tutti i santi si sono santificati come unendo la loro volontà alla mia. Quindi, rimanendo due volontà distinte, hanno cercato di fare quello che volevo io. Esattamente questo è. Quindi io conformo la mia volontà a quello che sono i voleri dell'Altissimo. E già questa è cosa grandissima, eh? Per carità, ecco. Poi c'è il secondo gradino che è l'uniformità. Qui c'è un bellissimo testo di Sant'Alfonso Maria dei Liguori, no? Che è un best seller raccomandabilissimo. L'uniformità al divino volere, alla volontà di Dio. Scusate, è un testo classico della spiritualità. Qui Sant'Alfonso anche fa un piccolo prodromo, ecco, parziale ovviamente, no? Perché poi noi sappiamo che vivere nel divino volere va molto oltre. Allora, l'uniformità è un tasso di adesione alla volontà di Dio superiore. Perché non, si tratta non semplicemente di conformare, magari faticosamente e con sforzo, la propria volontà a quella dell'Altissimo, ma di uniformarla. Cioè, è un fatto chiaramente interiore. Quindi, questa situazione si verifica quando la docilità e la prontezza, diciamo così, dell'anima a assecondare i divini voleri è molto grande, d'accordo? Quindi si avverte molto meno il contrasto, ecco, tra la volontà propria che andrebbe in una direzione e la volontà divina che andrebbe in un'altra direzione. Anche questo bisogna averlo vissuto per comprenderlo bene. Ah, poi addirittura c'è la trasformazione. La trasformazione e il conseguente stato di abbandono. Abbandono significa che io la volontà mia l'ho lasciata completamente, cioè non ce l'ho più. E sono trasformato in quella divina. Questa è la situazione che viveva da sempre, fin dal suo concepimento, la Madonna. Questo noi sappiamo che ancora non è vivere nella divina volontà, non è ancora questo. Perché le ulteriori caratteristiche del vivere nella divina volontà, quindi la trasformazione degli atti umani in atti divini, l'operare nel divin volere, il moltiplicare gli atti nel divin volere, il girare nel divin volere, ancora non sono, non basta essere trasformati nella divina volontà, ma bisogna imparare a muoversi dentro questo mondo e quindi a farlo, a fare di esso il nostro mondo. Tuttavia però già giungere, perché soltanto nella trasformazione comincia veramente a determinarsi quello stato, che è appunto lo stato di fusione, che è l'ultimo stadio. La fusione è ancora qualche cosa di più della trasformazione, perché nella trasformazione c'è sempre una volontà umana che si trasforma in quella divina, ma nella fusione non si distinguono più la volontà umana e la volontà divina, cioè fusione, quando uno fonde due sostanze, ne esce fuori un composto che poi, insomma, qual era qual era l'uno e l'altro, non si distinguono più. A questo si è chiamati, d'accordo? Negli ultimi stadi, qui ancora di fusione in senso stretto non si parla, però Gesù fa già una grandissima lezione ed è sufficiente questo, quindi, cioè, sufficiente questo è una cosa grossa, quindi trovarsi in stato di abbandono nel divin volere per essere circondati, quindi per riconoscere la volontà di Dio dappertutto e per legare Gesù alla nostra volontà, quindi con quell'esperienza del tutto singolare che, essendo la nostra volontà buona, Gesù la seconda. E la seconda anche in delle cose, come dire, buone per noi, e ovviamente non intrinsecamente cattive, ma che a volte sono delle piccole, veramente delicatezze e sorpresine d'amore. I libri dei santi sono pieni di queste cose, no? Sì, adesso, prima esempio che mi viene in mente è la vicenda, diciamo, graziosissima della morte di Santa Rita, no? Santa Rita al momento della morte voleva annusare una rosa del suo giardino, era inverno, e
il nostro Signore ha fatto crescere, ci ha mandato, mi ricordo se era la sorella o la cugina, credo, da Cascia a Rocca Porena, che sono 6 chilometri, c'era la neve e dentro l'orto della casa natale di Santa Rita ha trovato le rose. Che è sta cosa? Ecco che questo significa che Gesù è legato al volere della creatura e la seconda. Non è una cosa, insomma, cioè, certamente non è una cosa cattiva voler annusare il profumo della rosa di casa, ecco, nel momento della morte. Però, insomma, non è che dice, è un atto eroico di super mortificazione, no? Dice, beh, ti pare che il nostro Signore sta appresso a queste cose? Il nostro Signore sta appresso a queste cose e anche a molto meno di queste cose, quando l'anima è abbandonata alla sua volontà. Anche qui, solo chi ne ha fatto esperienza lo può comprendere. Anche qui, se queste cose non ci sono, il discorso è di una semplicità proprio estrema. Noi scegliamo come vogliamo vivere. Dio guarda e attende l'esito delle nostre libere scelte. Questo potrebbe viverlo chiunque seriamente rinuncia alla propria volontà e fa quella di Dio. Non a chiacchiere né con la lingua, d'accordo? Ma con i fatti e nella verità, che oso sempre l'Evangelista San Giovanni, ecco che traslavo questo discorso all'amore, ma si può tranquillamente applicare alla divina volontà. Ecco, la mormorazione. La mormorazione, attenzione, che è il rivelare, senza che ci sia nessun motivo adeguato per farlo, i difetti del prossimo, allo scopo di, come dire, di biasimarli, ecco, di pettegolare, di dire guarda che roba, hai visto quello che ha fatto, atteggiamenti di chi si scandalizza, si turba dei peccati più o meno evidenti del prossimo. Attenzione che la mormorazione, diceva San Tommaso d'Aquino, non è soltanto la mormorazione che si fa col prossimo, è anche la mormorazione interna. Quindi quando noi parliamo da soli, quindi non andiamo dall'amichetto o dall'amichetta di turno a dire ah, hai visto Francesco che ha fatto? Che cosa brutta, oh, ma ti pare che, mamma mia, questa cosa non si addice a uno come Francesco. Ma anche quando lo penso a mente, San Tommaso d'Aquino dice che la mormorazione è un peccato grave anche quando è interna ed anche quando è ascoltata, cioè qualcun altro la fa, e io anziché cercare di cambiare discorso oppure far delicatamente notare che non si parla male del prossimo, ascolto. Diverso è il caso quando si parla occasionalmente anche di un difetto del prossimo per fini buoni, che possono essere più svariati, per chiedere un consiglio, non lo so. Una moglie va dal confessore e deve raccontare una cosa brutta che ha fatto il marito perché vuole un consiglio su come comportarsi. Questa non è mormorazione, no? Perché poi le valutazioni vanno fatte in base alle circostanze e al fine per cui uno parla. Ecco. Ma la mormorazione dispiace moltissimo. Attenzione, la mormorazione riguarda cose vere, non riguarda cose false. Perché molta gente si illude dicendo: hanno. Ah, io ho detto soltanto la verità. Non fa niente che sia la verità. Non fa niente. Supponi anche che sia un difetto vero, non si mormora. D'accordo? Perché è una mancanza alla carità, è una mancanza verso la buona fame, è una mancanza verso l'onore ed è una mancanza anche alla giustizia, perché tu sei tenuto al rispetto del prossimo e a non andarti a impicciare degli affari suoi. Questo bisogna ricordarlo, questo qui, eh? Diversa dalla mormorazione, dato che stiamo vedendo, è la critica. Che è peccato anche quella, con la differenza che la critica riguarda un fatto notorio, quindi non un fatto privato, cioè un fatto che sei tu che ci hai ricamato, ti sei scandalizzato e o mentalmente ci ricami oppure lo riferisci a qualcun altro. La critica è un fatto pubblico, quindi è un difetto esterno, palese, evidente della persona. Supponiamo una persona che ha fatto una partaccia in pubblico, che si è adirata in pubblico. E io vado a chiacchierare, hai visto quello, se arrabbiava davanti a tu, mamma mia che cafone, eccetera, eccetera. Questa è la critica. Ma anche questa non va bene. Perché
se il fatto è pubblico, peggio per lui, ma tu non devi contribuire a renderlo ancora più pubblico. Questo vale per tutti. Figuriamoci quando il soggetto della mormorazione è, diciamolo, no? Uomo di Dio, donna di Dio, insomma, membro della gerarchia, eccetera, eccetera, no? Figuriamoci. Gesù non vuole che si facciano queste cose. Anche perché ricordiamo sempre l'episodio dell'adultera, qui Gesù fa riferimento. Dice, ma se sono soggetti tutti alle stesse miserie e debolezze, ma che te scandalizzi? Che fa il tribunale? Che punti il dito? Tu ti pensi di essere meglio di quell'altro? Allora che devo fare io che sono santo e puro? Quando portarono l'adultera a Gesù, l'adultera non è che era una santa, non è che era una verginella. Era stata sorpresa in flagrante adulterio, quindi era una peccatrice, d'accordo? Aveva fatto un peccato mortale, grave. Ma Gesù ha detto, chi è che può puntare il dito contro questo? E molti interpreti, quando San Giovanni dice che Gesù si chinò a scrivere col dito per terra, ecco, qualcuno dice, e io sono molto propenso a credere a questa interpretazione, che si sta scrivendo i peccati delle persone presenti. Così qualcuno se facesse un po' d'esame di coscienza prima di andare a puntare il dito anche su una povera disgraziata, quella era peccatrice, d'accordo? E questo possa bastare. Il tuo alimento sia il patire. Attenzione, non come solo patire, ma come frutto della mia volontà. Adesso, prescindendo dall'esperienza straordinaria di Luisa che abbiamo ascoltato, e che è edificante, attenzione che poi la spiegazione che ne dà Gesù. Allora, la sofferenza è gradita a Dio quando è frutto della sua volontà. Questo è un argomento da comprendere bene. Cioè, primo, quando si soffre una cosa che lui vuole. Perché si soffre anche a causa dei peccati che commettiamo. Ricordiamo sempre che, la cito in continuazione, la Vergine Maria nel regno della Teradina Volontà, noi ci sono una montagna di sofferenze che noi ce le diamo da soli, che sono solo nostra responsabilità e che non sono affatto volute da Dio in questo senso. Certamente sono permesse in ossequio al rispetto della nostra libertà. Così come le sofferenze dell'inferno, mica qualcuno penserà che sono volute in senso stretto da Dio, che Dio voglia tormentare qualcuno. La Madonna dice nel regno della Divina Volontà che chi fa la volontà propria si sottopone alle peggiori torture di questo mondo, peggio dei più gravi martiri. Ieri era Sant'Agata, oggi è San Paolo Miki, ma tutti i crocifissi, i martiri giapponesi e orribilmente finiti a colpi di scimitarre giapponesi. Chi fa la propria volontà soffre molto di più, solo che quelli sono andati direttamente in paradiso. Chi fa la propria volontà soffre senza merito, senza nessuna benedizione, se ne va pure all'inferno se non la pianta. Quindi la volontà, la sofferenza deve essere voluta da Dio, quindi conforme ai suoi voleri. Primo. Secondo, si deve soffrire per amore di Dio e non per motivazioni umane. Una persona, faccio un esempio, che perde una persona cara e che comincia a piangere, a disperarsi, soffre tantissimo, quella sofferenza non c'ha nessun valore agli occhi di Dio, eh? Se non è perché è semplicemente espressione, comprensibilissima, ma umana, del fatto che manca una persona cara. Ma se non santifica questa sofferenza, quindi se non fa gli atti di unione alla volontà di Dio, dice, bene, Signore, io accetto che tu mi hai chiamato questa persona che non la vedrò più e accetto la sua morte come espressione del suo volere, quindi ti offro queste sofferenze, ma semplicemente piange e si dispera ipso facto, che la sofferenza non vale nulla. Quindi dipende anche dal come, oltre che dal cosa. Poi dal perché e dal per chi si soffre. Quindi,
Il cristianesimo non è, come qualche sciocco nemico dice, amante del dolore, fine a se stesso, quindi la religione della tristezza e del masochismo. Figuriamoci, abbiamo appena sentito dire che se ti abbandoni nel divin volere, tu provi una felicità indescrivibile. Quindi figuriamoci, d'accordo? Certo che qui Luisa stava soffrendo, ma la gioia con cui si soffre questa cosa. Non si devono desiderare queste cose, ma c'è qualche persona sana di mente che, volendo diventare santo e amando Gesù, se si potesse desiderare, diciamo così, non desidererebbe una cosa di quel genere, essere crocifissi misticamente come Gesù e con Gesù, con lui che ti guarda e tutto quanto contento dice adesso mi posso riposare. Beh, insomma, un'anima amante. Ripeto, queste cose non si possono, non si devono desiderare, come dicono i maestri di spirito, però se si potesse, uno lo desidererebbe tranquillamente, no? Perché è una cosa bella. Ecco. Quindi attenzione, il tuo alimento voglio che sia il patire, non come solo patire, perché la sofferenza in sé è una cosa negativa che non c'ha nessun merito agli occhi di Dio, eh? Ancora la sofferenza in sé di per sé stessa. Noi sappiamo che tutti i mali vengono dal peccato dell'uomo, eh? In se stessa, spero che si capisca bene questo concetto, non è affatto proveniente da Dio. Cioè la sofferenza noi dobbiamo sempre leggerla dentro la situazione generata dal peccato dell'uomo ed è lì che è voluta dal Signore perché è il rimedio al peccato dell'uomo, eh? Quindi non è fine a se stessa. Quando San Giovanni della Croce faceva le prediche ai suoi frati, che di penitenze ne facevano tanti, fra cui la flagellazione e le discipline, gli tirava le orecchie e gli diceva: fratelli miei, attenzione a una cosa, flagellarsi è cosa di per sé stessa indegna dell'uomo e voi non dovete farla come atto di, come dire, di sfregio nei confronti del vostro corpo, come se il Signore volesse che vi massacrate in questo modo. Certo, Gesù è stato flagellato e noi ne imitiamo le orme, ma ricordate sempre, questa è una cosa che si fa per amore di Dio, per i peccati impuri, con tutti quanti i sei ma, quindi avendo questa disposizione interiore, altrimenti io ve li tolgo i flagelli, d'accordo? Perché noi non siamo bestie o animali, perché di per se stessi si flagellano e si frustano le bestie e gli animali, quindi sia chiaro sempre questo qui, eh? Quindi le sofferenze, anche queste più particolari e austere, praticate dai santi, hanno sempre come fine l'amore di Dio è l'espiazione dei peccati e la salvezza del prossimo, il sollievo delle anime del purgatorio, quindi è assolutamente fondamentale, quindi vanno praticate da coscienze sane di mente, equilibrate, eccetera. Perché altrimenti diventano assolutamente un'aberrazione, ecco. Poi Gesù spiega un'altra cosa, l'ultima: chi ti ha messo sulla croce, c'era questa mano misteriosa, dice: ma chi è questo che mi sta mettendo sulla croce? Non è Gesù, perché ogni tanto Gesù faceva self-service, era lui stesso, insomma, racconta Luisa, a inchiodarlo in croce. È stata l'ubbidienza. Sappiamo dagli scritti che molte volte il confessore le ordinava di chiedere a Gesù la crocifissione. E lo faceva perché desiderava che attraverso l'offerta di Luisa fossero mitigati alcuni castighi, flagelli, eccetera, eccetera, ecco, fosse in qualche modo mossa a pietà degli uomini, che è il motivo per cui le anime vittime soffrono, la misericordia del Signore, quindi come forma alle partecipazioni propiziatorie ed espiatorie della passione del Signore. Un'anima che è soggetta all'obbedienza, se il confessore ti dice di fare quella cosa, tu quella cosa la devi fare. Ed è la forza dell'obbedienza stessa a ingenerare a quello che qui Gesù racconta questo tipo di fenomeno. Ci sono degli altri passaggi molto molto belli negli scritti, addirittura delle volte Gesù che si ferma perché non può operare lui stesso contro l'obbedienza del confessore, ma prima di fare diversamente procura di far comprendere al confessore, di farlo desistere dalle sue posizioni, onde sciogliere la persona dall'obbedienza. Tale e tanto grande è questa virtù al cospetto dell'Altissimo.
Speriamo di non rifacendere nel nostro cuore la straordinaria forza di questi divini ammaestramenti da parte di Gesù, soprattutto i gradi di unione al divin volere, che possano essere oggetto della nostra meditazione e anche del nostro esame di coscienza. E anche la retta comprensione della santità del patire, di quando è santa. Possiamo imparare a discernere bene nella nostra vita, con le croci, e le croci sono le sofferenze mandate dal Signore e sofferte per il Signore, dai tormenti e dalle pene. Ecco, sono molto simili, anche se molto meno intensi, di quelli dell'inferno, che sono solo ingenerate dalla nostra stupidità, cattiveria, oppure libera scelta di rimanere a fare di testa nostra, procurandoci e provocandoci guai del tutto gratuiti, del tutto inutili e del tutto immeritevoli. Possa la grazia di cui sei pieno, lo Spirito Santo, che tu intercedi sempre per noi, ovvero illuminare gli occhi della nostra mente, perché possiamo non soltanto comprendere queste cose, ma ben vederle dentro di noi, al fine della nostra conversione, della nostra crescita e della nostra santificazione. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.